Salve a tutti, io sono Black Fratello Mini. Questa è una mappa di Roblox e come noterete oggi giocherò a Roblox. Come noterete io questa mappa ci ho già giocato. Infatti, come noterete, ho un pochino di soldini extra e vabbè. Comunque spero che comunque vi ricordo di lasciare mi piace e di iscrivervi al canale. E ora sceglierò la modalità hard. Perché non vi chiederete perché non la Nightmare, perché la Nightmare ho provato a giocare da solo, sono morto all'ondata 17. No, allora io all'inizio metterei uno speakerman qui e spero che possa già bastare, ma dopo se non basta mi sa che no, ne metterò uno qui. Bene, e per questo ondata ne metterò uno qui. Vi chiederete perché negli angoli, perché gli angoli visto che è un rage a cerchio, negli angoli il cerchio è meglio. Invece in un rage a triangolo e a linea è meglio metterlo in punti lineari come questo. Mia figlia, se qualcuno l'avesse vista, però non era mai venuta qui. Poi siamo andati a non ci voglio credere con vabbè. Lui perché dico ci sono altri belli pubblici, grazie che sia andata a tirare lo scheme di fronte al bar. Metterei qui un ninja cameraman. Dunque la mamma della piccola Antonia e ora aspetterei. Allora, aspetta. Lui che invece è sempre così attento alla sua immagine in modo quasi maniacale. È molto nervoso e agitato, non trova la moglie. Allora, noi vogliamo coinvolgere la nostra Stefania Cavallaro che fa. Allora, come vedrete, io posso mettere non solo il ninja camera e lo speaker, ma anche il teletubbie. Noterete che qui c'è il titan camera, ma noterete anche che non lo voglio mettere perché non voglio essere troppo vistoso. Perché se sono troppo vistoso, ecco, la gente mi chiede amicizia su Roblox solo perché c'è il titan camera. E a me questo, ecco, lo fa solo perché io sono molto bravo a giocare a questa mappa. Quindi ragazzi, se mi volete chiedere questo aiuto per questa mappa, chiedetemelo e non fingetevi di essere miei amici. Comunque ragazzi, noterete che poco fa ho fatto un altro video su di Roblox in cui non premere quel bottone. So che è una mappa un po' vecchia, non ci parla più nessuno da 20 anni, però è bello tornare alle vecchie abitudini. Comunque noterete che questo video è di scarsa qualità, però non ci posso fare nulla, io gioco da telefono, io non gioco da PC, quindi se volete ruotare lo schermo dove potete farlo, anche se sembra di no potete. Ma Salvatore è già agitatissimo. Abbiamo fatto tutto il giro, quindi allora, aspettiamo un po' qua. I tower defense sono la mia tipologia di mappa preferita. Allora, ora noterete che compariranno delle toilette velocissime proprio ora. Ma noterete che il mio ninja camera me le elimina come se fossero niente. Ora posso togliere anche quello da forza. Primo. Aspetto il suo ultimo upgrade e dopo metterò il Lash Cameraman. Mi chiederete, oh mio dio, ma Giovanni, ma Black Fratello Mini, quello toilet non è che, non mi sembra che sia in grado di batterlo. Ora guardate quanto danno mi sto facendo. Ecco,
Poi alla fine mi disse aspetta, che metto a potenza che questo speaker. E io dopo disse, ma sta scherzando. Allora, noterete che questa mappa di Roblox così, è molto carina. Ed è anche un tower defense. E infine noterete un'ultima cosa in questa mappa. Che io ho scelto la mappa più lunga. Ho scelto la mappa più lunga perché quella più lunga conviene sempre. Perché la più corta è quella che conviene quasi mai. Certo, ci sono più vicoletti, punti in cui il range può essere più utile, però ricordate che questo è toilet veloce, ci mettono pochissimo tempo là ad arrivare. Qui ci mettono molto tempo. Ripreso dalle telecamere del chiosco di Cove San Marco. Io immagini che confermano il racconto dei testimoni. Poi ecco, sono le 15:55 e 39 secondi. Le telecamere di videosorveglianza del chiosco Ranelli riprendono Salvatore Parolisi mentre passa, vestito in maniera piuttosto leggera. Ha una maglietta e un paio di pantaloncini corti. Niente. Nonostante la giornata sia chiederete, ma non dovresti morire? No, è che le toilet hanno una certa vita e quella vita e più vita hanno, con più danno ti fanno. Ecco, la vita si trasforma in danno, ma in questo caso, visto che ecco che avete capito, il danno scorre in Toscana, no? Tra rocce secolari si arricchisce di minerali e no? Grazie. Avrete notato che io si nota quando si gioca da telefono, perché la visuale è verticale e non è orizzontale. Ricordatevelo, perché e se notate una cosa, ovvero che la mia skin è molto alta, perché rappresenta la realtà. Io nella vita reale sono davvero molto alto, però no. Comunque vi raccomando di iscrivervi al mio canale. Ti aspetto sempre il martedì, sempre alle 21:25 su Rete 4. E di lasciare un bel mi piace, perché vi farebbe sempre piacere. Ed esempio, quello che mi piace di questa mappa è che ci sono le toilette, sono disegnate bene. Cioè, guardate queste rocket. Sono disegnate benissimo, super simpatiche. Buongiorno. Questa è la colorazione reinventata. Come noterete, però no, vi avevo fatto una promessa, aspetta. Metterò qui il large cameraman. Potenzia, 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 potenziata! Comunque ragazzi, se notate che io, cioè ho tutte queste truppe, non è perché le ho tirate all'inizio, però io ci ho giocato per settimane a questa mappa. Signor Ministro! Bentornato, signor Cevri. Se non mesi. Avrete notato poi, che è molto bello, questa mappa è disegnata benissimo. Cioè, sì, non è disegnata bene, perché non è per niente 3D, ma contate che questo è Roblox. È disegnata benissimo, perché questo è Roblox. Perché se fosse Minecraft sarebbe ancora disegnato meglio, ma se sarebbe tipo un disegno, un gioco disegno, un disegno trovato online, a me non piacerebbe affatto. Però la grafica sarebbe schifosa. Però questo è Roblox. E questa è la cosa difficile, perché Roblox è letteralmente a quadrati. Quindi lui avrà lavorato per ore. Quindi ragazzi, vi ricordatevi che tutte le mappe che trovate, anche se sono fatte malissimo, ci ho voluto molto impegno a farle. Quindi ragazzi, non criticate un libro dalla copertina, vi ricordatevelo. E comunque sto per arrivare all'ondata finale. Anzi no, sono già all'ondata finale. Comunque questa non è la vera ondata finale, perché nella Nike, beh, c'è fino all'ondata 20, questa è l'ondata 15. Comunque, ecco, sto per arrivare al boss finale.
so che ora ci sono solo piccole toilet, però vedrete, fra poco vedrete. Ecco, tanto spiega ben infatti. Sì, lui c'ha più vita. Ok, abbiamo vinto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace perché fa sempre piacere. Ciao!